Le linee di costruzione sono fondamentali per creare un personaggio che abbia tridimensionalità. Sono sia linee verticali, tipo appunto l'asse di simmetria, che divide in due un corpo, sia linee orizzontali, che definiscono in questo caso, essendo un volto, dove andare ad inserire per esempio gli occhi. Se ne può usare anche soltanto una, ma per realizzare gli occhi nel migliore dei modi può essere utile invece darsi due riferimenti, cioè il limite inferiore della palpebra e quello superiore, perché quando si disegna un personaggio di tre quarti spesso si tende a pensare che l'occhio che vediamo di scorcio sia più piccolo rispetto all'occhio che vediamo più vicino a noi. Questo ci porterà spesso a commettere l'errore di realizzarlo anche più basso, oltre che più stretto per via della prospettiva. Questo chiaramente è un errore. Usare due linee di costruzione ci permette invece di ingannare in questo modo il cervello e creare un occhio che sia alto, diciamo, quanto l'altro. Non cercherò di fare un disegno pulito immediatamente, le linee di costruzione mi servono appunto in fase di schizzo, proprio per costruire un disegno che abbia una struttura corretta e abbia appunto la giusta energia. Lo pulirò più tardi attraverso la gomma pane e ripassando appunto con la matita o con la china.